Questo programma è offerto da... E così Pinocchio si rifugiò nel mondo dei balocchi. Papà, ma siamo stufi delle solite favole. Perché non ce ne racconti una nuova? E va bene, amore. Allora stasera vi racconterò la favola di una principessa di nome Anna, che viveva in un mondo incantato, fatto di mobili di grande pregio, rifiniti nei minimi dettagli e ultra accessoriati. Kitchen design senza eguali. Ignifughe. Idrorepellenti. Anti-impronta, con cestelli completamente smontabili senza l'ausilio di attrezzi, con sistema di altezza flessibile a seconda delle tue esigenze e soprattutto complete di ogni elettrodomestico e accessori. Ma papà, ma questa è la storia della nonna. Sì, amore, questa è la storia di Anna Stilo. Anna Stilo, provate per credere. Continua l'escalation di violenza a Napoli. La scorsa notte i carabinieri sono intervenuti per un 34enne colpito con un coltello da alcuni sconosciuti a Rione Sanità. In via Galileo Ferraris una donna coltellata dopo una lite per viabilità. Resta in carcere il 48enne badante napoletano che si è autoaccusato di 4 omicidi di anziani gravemente malati da lui assistiti negli ultimi 10 anni. L'uomo ha confermato tutto davanti al GIP. Lo studio elaborato dall'Associazione delle Compagnie Assicurative certifica la maglia nera per Napoli nel capoluogo partenopeo, una macchina su 7 sprovvista di copertura, male tutta la campagna per i prezzi. Per 40 anni hanno chiuso tutti gli occhi, la procura di Santa Maria Capua Vetere sequestra 43 edifici abusivi a Castel Volturno, sgomberate 65 persone, alcune vicine ai Belforte. Il Tiglio che si avvolge su se stesso e crolla in via Tagliamento un attimo dopo il passaggio di un'auto e di una moto, le immagini shock di una tragedia evitata per puro caso nel centro di Avellino. La Geo Barents, attraccata ieri nel porto di Salerno con 191 migranti, è stata sottoposta a fermo amministrativo per la durata di 60 giorni, provvedimento motivato dalle reiterate violazioni del decreto Cutro. Montefalcione plaude alla mostra d'arte di Antonella Genzale, consensi, visitatori e acquirenti tributano onori alle sue opere, l'intercapedine tra vecchi e nuovi mondi. Lukaku atteso a Napoli nelle prossime ore, ancora incerto il futuro di Osimhen, in casa salernitana concentrazione massima per la gara contro la Samp, l'Avellino vuole migliorare ancora la rosa, Samp nelle prossime ore. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione di Prima TV. In apertura la cronaca, perché continua l'escalation di violenza a Napoli. La scorsa notte i carabinieri sono intervenuti per un 34enne colpito da un coltello da alcuni sconosciuti a Rione Sanità. Durante la stessa notte in via Galileo Ferraris una donna è stata coltellata dopo una lite per viabilità. Cresce la preoccupazione sul territorio partenopeo per gli episodi di violenza che in questi giorni si stanno susseguendo in alcune aree della città. Dopo i due omicidi che si sono verificati a poca distanza nei dintorni di Piazza Garibaldi lo scorso weekend, stanotte due ferimenti all'arma bianca hanno macchiato di sangue le pietre di Napoli. Il primo, poco dopo mezzanotte, si è verificato in pieno centro storico, lungo via Santa Chiara. Secondo le prime informazioni disponibili, lì un 34enne originario del Rione Sanità sarebbe stato accoltellato da ignoti mentre camminava. A impugnare le lame alcuni sconosciuti. Medicato all'ospedale Pellegrini, l'uomo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni per ferite all'avambraccio destro. A indagare sul caso sono i carabinieri, che seguono anche un secondo fatto di sangue, che ha coinvolto stavolta una donna, ferita sempre a colpi di lama nella notte in via Galileo Ferraris. I militari sono intervenuti all'ospedale del Mare poco dopo 1:30, a ridosso dell'accettazione della donna al pronto soccorso. Stando alle informazioni rese disponibili, pare che la vittima sia stata colpita con un'arma da taglio alla coscia, all'avambraccio e alla spalla da una extracomunitaria per motivi di viabilità. L'esatta dinamica è ancora in fase di chiarimento. La 33enne è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Prima una lite, poi le lame e il sangue in strada. Si fa sempre più teso il clima nei dintorni di Piazza Garibaldi anche all'indomani dell'omicidio di un extracomunitario. L'attenzione torna a essere massima sull'area di Piazza Garibaldi, nei cui dintorni negli ultimi giorni si sono verificati diversi fatti di sangue.
Le violenze e le rapine non sono una novità, sfortunatamente, in quello che tra l'altro è uno dei primissimi varchi di accesso alla città per i turisti. La gestione dello spazio pubblico, lamentano esercenti della zona e residenti, non è ottimale e a peggiorare la situazione c'è l'annosa questione dei tanti giovani che vivono in strada e passano le loro giornate rubando, disturbando i presenti e in certi casi scontrandosi tra loro, come ci ha raccontato Maria Luisa, residente proprio nelle immediate vicinanze di Piazza Garibaldi. Utilizzano le bottiglie di vetro come arma, creano delle faide tra tunisini e algerini, questa è la loro provenienza. Sono minori, questo è visibile a occhio nudo, perché sono proprio dei ragazzini, il massimo possono avere dai 15 ai 17 anni. Faranno sicuramente uso di qualcosa, perché molti di loro sono molto esaltati, sovraeccitati, provocano, danno fastidio ai turisti, rubano e... È una situazione poco tollerabile perché una piazza così grande non è vissuta dai cittadini che qua abitano, dagli anziani che potrebbero godere dello spazio, dalle famiglie con i bambini. Ormai è una piazza completamente abbandonata e nelle mani di questi ragazzi o di altre bande che tra di loro si scontrano. Non una bella presentazione della città agli occhi del turista per più di un motivo. Sia perché comunque non c'è un'azione continua di pulizia nella piazza, ed è una piazza di 65.000 metri quadri, e sia perché comunque viene già messo in guardia dalle agenzie, dai gestori dei B&B, degli hotel, di stare attento, di guardarsi, di stare attento, quindi il giudizio non è positivo. Per i mesi a venire però sembrerebbero essere pronti a partire diversi progetti culturali volti a valorizzare proprio quest'area. Da settembre un insieme di associazioni si sono coalizzate e tra cui anche pare parte dei teatri napoletani, che vorrebbero creare tipo un teatro sociale per questi ragazzi, perché noi abbiamo grandi comunità, la comunità senegalese, tunisina, eccetera. E ha un'altra associazione che si dovrebbe occupare dello spazio verde, altri di attività sportive di strada. E io so che erano al vaglio le ultime firme e gli ultimi dettagli, e a settembre dovrebbe prendere vita questo progetto nella piazza. Resta in carcere il 48enne badante napoletano che si è autoaccusato di 4 omicidi di anziani gravemente malati da lui assistiti negli ultimi 10 anni. L'uomo ha confermato tutto davanti al GIP. Ha confermato di aver ucciso 4 anziani per i quali svolgeva mansioni di badante per porre fine alle loro sofferenze, mosso da misericordia cristiana. Mario Eutizia, 47enne, che giovedì scorso si è autoaccusato di 4 omicidi avvenuti nell'arco di 10 anni. Eutizia, attualmente in custodia cautelare nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, è stato ascoltato dal GIP nell'udienza di convalida del fermo e al giudice ha confermato quanto già raccontato ai carabinieri al PM sammaritano, garantendo la sua massima disponibilità a riferire altre informazioni agli investigatori qualora dovesse ricordare altri particolari circa gli omicidi. Eutizia ha fornito le generalità di 2 anziani deceduti tra fine 2023 e marzo di quest'anno, mentre per gli altri 2 ha saputo solo riferire che gli omicidi sono avvenuti a Latina circa 10 anni fa. Il GIP ha revocato il fermo ma ha confermato la custodia in carcere, essendo Eutizia senza fissa dimora e non avendo possibilità di essere trasferito. I suoi difensori, gli avvocati Gennaro Romano e Antonio Daniele, stanno ricevendo la disponibilità di diverse associazioni e strutture sanitarie della zona per accogliere Eutizia, malato oncologico e diabetico e in precarie condizioni di salute. A Capri, colpo senza destrezza per un ladro in un bar. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza si vede lui che fa il distratto con la vittima che invece è attentissima, seduti vicini al bar. L'uomo è stato beccato alla signora mentre provava a sfilare il portafogli dalla borsa. La donna ha gridato attirando l'attenzione del titolare, il ladro è andato via a gambe levate. Poco dopo l'uomo è stato bloccato dalla polizia municipale e denunciato, con sé aveva una borsa griffata frutto di un precedente furto. Andato a segno. Lo studio elaborato dall'Associazione delle Compagnie Assicurative certifica la maglia nera per Napoli, nel capoluogo partenopeo, dove assicurare un'auto arriva a costare 1.166 euro all'anno, una su 7 sprovvista di copertura.
La terribile vicenda di Giuliano, con l'incidente che ha causato la morte di una bambina di 8 anni, ha riportato al centro del dibattito il fatto che siano numerose in Italia e a Napoli in particolare le vetture che viaggiano senza RC auto. Proprio lo scorso luglio l'Associazione delle Compagnie Assicurative, in un suo rapporto sull'argomento, aveva stimato in 2,8 milioni i veicoli che viaggiano sulle strade italiane non assicurati. Tra le città capoluogo la maglia nera va proprio a Napoli, dove la percentuale di auto non assicurate raggiunge il 14,7%, in pratica un veicolo su 7. Dietro ci sono Reggio Calabria, Aosta, Palermo e Roma. In Campania, su 10 vetture circolanti, se ne trova una che non è coperta dall'RC auto. Per assicurare la propria automobile a Napoli oggi ci vogliono in media circa 1.166 euro all'anno, un aumento di 107 euro, cioè di oltre il 10% rispetto a luglio del 2023. In Campania gli aumenti non si limitano a Napoli, tutta la regione ha visto crescere il premio di 8,5 punti percentuali, con un costo di 1.079 euro l'anno, circa 85 euro in più rispetto al 2023. Nel dettaglio a Benevento, a cui va la palma del maggior rincaro, il costo si aggira attorno ai 776 euro all'anno, ad Avellino 794, 841 euro a Salerno, 995 a Caserta. Osservando nel dettaglio i dati sul report sulla provincia di Napoli, è possibile notare che i comuni in cui il costo è più alto sono Tufino 1637 euro, Casavatore 1542, San Giuseppe Vesuviano 1503, Palma Campania 1493 euro all'anno. I centri in cui si paga di meno invece sono Casola di Napoli, Piano di Sorrento, Forio e Sorrento, tutti tra i 646 e i 697 euro all'anno. Napoli città si attesta su una media di 1216 euro, 6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il comune che ha registrato i maggiori aumenti nella provincia partenopea è Camposano, con una crescita del premio del 98%, cioè quasi raddoppiato. Per 40 anni hanno chiuso tutti gli occhi. La procura di Santa Maria Capua Vetere sequestra 43 edifici abusivi a Castel Volturno, sgomberate 65 persone, alcune vicine ai Belforte. Ville abusive costruite negli ultimi 40 anni su un'area demaniale senza alcuna autorizzazione né ostacoli da parte delle pubbliche amministrazioni. Accade a Castel Volturno, sigilli a 43 immobili sono scattati in località Bagnara, 7 degli edifici occupati da parenti ritenuti vicini al clan Belforte. Un villaggio vacanze a due passi dal mare, quello emerso dall'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, il cui provvedimento di sequestro preventivo, operato da carabinieri e capitaneria di porto, è stato ieri convalidato da un giudice del Tribunale. In totale, nelle operazioni sono state identificate 65 persone sgomberate dai militari e dal personale dell'ufficio marittimo di Pozzuoli. Le indagini sono solo agli inizi, i riscontri confermano che l'area demaniale costiera è soggetta a vincoli. Nel tempo sono stati utilizzati prima dei container, poi sono stati tirati su dei manufatti in muratura e quindi edificate le villette. Alcune restano soltanto dei ruderi al momento. L'indagine che ha portato al sequestro è stata voluta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere anche per dare un segnale alla cittadinanza. Ci spostiamo ora ad Avellino, dove si è sfiorata la tragedia nel pomeriggio di ieri. Un tiglio che si avvolge su se stesso e crolla in via Tagliamento un attimo dopo il passaggio di auto e moto. Le immagini shock della tragedia sfiorata ieri in pieno centro. Immagini che descrivono quella che poteva essere davvero una tragedia. Pochi istanti prima del crollo dell'alto tiglio, proprio lungo la centralissima via Tagliamento, erano transitate due auto ed una motocicletta. Diverse vetture erano parcheggiate e sui marciapiedi alcuni passanti. L'enorme tiglio si è frantumato alla base, abbattendosi al suolo. Come si può vedere dalle immagini, l'arbusto si è completamente sradicato. La sua base appare marcia, con il tronco completamente frantumato.
attimi di paura in via Tagliamento. I residenti improvvisamente hanno avvertito un forte rumore, affacciandosi dai balconi e dalle finestre delle loro abitazioni, hanno visto quell'alto e folto tiglio steso completamente sull'intera carreggiata. Impariti dal crollo sono usciti in strada anche gli esercenti del posto. Fortunatamente si sono registrati solo lievi danni ad un'autovettura che era parcheggiata lì nei pressi, che è stata colpita di striscio. Ovviamente l'arteria stradale ha subito problemi di viabilità. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco dal comando provinciale di via Zigarelli per la messa in sicurezza e per procedere alle lunghe operazioni di rimozione del tiglio, e gli agenti della polizia municipale per regolare la circolazione stradale. La Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, attraccata ieri nel porto di Salerno con 191 migranti, è stata sottoposta ad un fermo amministrativo per la durata di 60 giorni. Il provvedimento è motivato dalle reiterate violazioni delle prescrizioni previste dal decreto Cutro. La Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, che ieri mattina è attraccata nel porto di Salerno con 191 migranti, è stata sottoposta a fermo amministrativo per la durata di 60 giorni. A renderlo noto è la stessa ONG, con un post pubblicato sui social che parla di una decisione disumana e arbitraria che ferma l'attività nel Mediterraneo centrale e aggiunge: questa è la terza volta che la nostra nave è stata sottoposta ad una tale misura punitiva per avere adempiuto al suo obbligo legale di salvare vite umane in mare. Il provvedimento è motivato dalle reiterate violazioni delle prescrizioni previste dal decreto Cutro per le mancate comunicazioni agli organismi preposti per la sicurezza in mare in merito ai soccorsi effettuati. Oltre al fermo amministrativo è stata comminata una sanzione pecuniaria di 3.300 euro. La nave umanitaria battente bandiera norvegese aveva trasportato ieri a Salerno i migranti soccorsi in 5 diverse operazioni avvenute nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale. Tra i 191 naufraghi a bordo c'erano anche una ventina di minori non accompagnati e 3 donne. Dall'equipaggio sono state segnalate 12 emergenze sanitarie di vario genere passate al vaglio dell'ASL successivamente allo screening sanitario. La prefettura di Salerno, che ieri ha gestito le operazioni di accoglienza e di soccorso a terra, ha fatto sapere che gran parte dei naufraghi resterà in Campania, mentre per 66 di loro sono state individuate destinazioni nel Lazio. Per i minori sono stati individuati centri dedicati dove verranno seguiti dal loro arrivo, con un supporto anche di natura psicologica e successivamente con percorsi per favorire l'integrazione linguistica, scolastica e sociale. Ulteriori comunicazioni saranno date non appena concluderemo le consultazioni con il nostro team legale, ha continuato Medici Senza Frontiere. A quel punto valuteremo le nostre opzioni per contestare questa decisione arbitraria e disumana. Alla scadenza dei termini presentate quasi 12.000 domande al concorso per assunzioni al Comune di Napoli, il sindaco Manfredi commenta: da noi garanzia di grande trasparenza. In media 90 candidati per ognuno dei posti messi a bando: vigile urbano, istruttore tecnico e amministrativo, ragionieri, assistenti sociali sono le figure che da Palazzo San Giacomo si cercano per continuare a svecchiare la macchina amministrativa. Attualmente l'età media dei dipendenti è di 47 anni, ma il trend è in discesa dopo il maxi concorso del 2022. 2 anni fa furono 80.000 i partecipanti per 762 posti. In totale saranno da assumere 130 nuove figure, di cui 80 a tempo indeterminato. Hanno chiesto di partecipare alle selezioni 11.763 persone. La maggior parte degli aspiranti risiede in Campania, quasi l'82%, gli altri arrivano dalla Puglia, circa il 6%, il 5% dalla Lombardia e nel 4,65% dei casi dal Lazio, un dato che in qualche modo conferma una controtendenza tutta partenopea rispetto alla fuga dal posto pubblico che si registra in altre zone d'Italia a causa della scarsa capacità attrattiva esercitata dalla pubblica amministrazione. C'è invece fame di lavoro e il posto fisso resta un desiderio. Per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, i giovani che hanno fatto richiesta hanno avuto già in passato conferma della grande trasparenza nel rispetto di talento e valore di ciascun candidato.
Nel TG Sport di oggi si parlerà del Napoli e del colpo Lukaku atteso in città nelle prossime ore per abbracciare Antonio Conte. Intanto resta incerto il futuro di Victor Osimhen, che ha rifiutato la rabbia. In casa salernitana concentrazione massima per la partita di questa sera contro la Sampdoria. E infine l'Avellino, che vuole migliorare la rosa, summit previsto nelle prossime ore per decidere le ultime mosse di mercato, con il Benevento che intanto all'esordio regola la Cavese 2-1. Ci fermiamo ora per una breve pausa, l'informazione torna tra poco. Rieccoci con l'informazione, riprendiamo da Torre Annunziata, dove nella riunione per l'insediamento del nuovo sindaco Corrado Cucurullo è stata approvata la delibera che istituisce il salario minimo di 9 euro l'ora nei contratti pubblici. A Torre Annunziata approvata la delibera per il reddito minimo comunale ed è stata anche istituita la figura del garante per i diritti delle persone LGBTQI+ e per le libertà civili. Sono questi i primi provvedimenti adottati dalla giunta presieduta dal sindaco Corrado Cucurullo. La riunione, la prima dell'insediamento del nuovo primo cittadino, si è tenuta a Palazzo Criscuolo, sede del comune, nel giorno del 40° anniversario della strage di Sant'Alessandro, con 8 morti e 7 feriti nell'agguato di Camorra, avvenuto il 26 agosto del 1984 all'esterno del Circolo dei Pescatori. Da qui ripartiamo, ha detto il primo cittadino, con l'approvazione della delibera che istituisce il salario minimo di 9 euro l'ora nei contratti pubblici e con l'istituzione della figura del garante per i diritti delle persone LGBTQI+ e per le libertà civili. Tutti gli operatori ai quali il Comune di Torre Annunziata affiderà lavori, forniture e servizi dovranno d'ora in avanti prevedere un trattamento economico per i dipendenti non inferiore a 9 euro l'ora. Un atto che impegna non solo i fornitori ma anche l'ente stesso. Con questi provvedimenti costruiamo una città più coesa, più moderna e più inclusiva, ha concluso il sindaco. I finanzieri della compagnia di Capodichino hanno intensificato durante l'estate i controlli in tutti i settori di servizio, in particolare allo scalo napoletano è stato intercettato denaro contante per oltre 437.000 euro, ingenti sequestri anche di cibo e sigarette. Oltre 437.000 euro. È questa la cifra di denaro contante intercettata dai finanzieri e dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate e dei Monopoli nell'aeroporto di Capodichino, a Napoli, dove con l'arrivo della stagione estiva sono stati intensificati i controlli. A partire da giugno, infatti, le ispezioni hanno portato all'individuazione di valuta contante non dichiarata nei bagagli di diversi viaggiatori. Ma non solo denaro, anche tabacchi esteri, prodotti animali e vegetali e merce contraffatta. La valuta trovata nei bagagli e anche in doppi fondi appositamente realizzati proveniva ed era diretta principalmente nei paesi nordafricani, dell'est europeo o del Medio Oriente. Le sanzioni commiate a 36 persone ammontano a oltre 14.000 euro. Sequestrati anche 185 kg di sigarette di contrabbando per un totale di circa 35.000 euro di tributi evasi. 4 persone di nazionalità bulgara sono state denunciate. I controlli sono stati anche finalizzati al contrasto dell'introduzione in Italia di prodotti di origine animale e vegetale privi dell'indicazione di provenienza. Sequestrate a 27 persone oltre 270 kg di alimenti destinati a uso personale, nascosti nei bagagli, in condizioni non conformi a quanto previsto dalle normative. Nell'ambito del contrasto alla commercializzazione di merce contraffatta, sono stati inoltre sequestrati più di 400 capi di abbigliamento e accessori recanti marchi e loghi alterati, principalmente provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente. 27 le persone che sono state segnalate, 2 quelle denunciate all'autorità giudiziaria. Non ci sarà più nessun cancello a separare i napoletani dal mare, nemmeno d'inverno. Dopo la decisione del TAR, la città si riappropria delle spiagge, così come auspicato da tanti, così come voluto fortemente dal Comitato Mare Libero. Il mare di Napoli continua ad essere protagonista di tribolate vicende amministrative e liti giudiziarie. In particolare a finire per l'ennesima volta all'attenzione del TAR Campania è la vicenda di Palazzo Don Nanna e del Bagno Elena.
Il nodo è sempre lo stesso, il cancello d'accesso alla spiaggia libera gestito dal bagno Elena. E per l'ennesima volta il Tribunale amministrativo torna a sostenere il principio per il quale il libero accesso al mare debba essere tutelato, dando ragione ai comitati per mare libero, pulito e gratuito. E così il TAR ribadisce l'annullamento delle successive ordinanze dell'autorità portuale che stabilivano la chiusura del cancello durante la stagione invernale. E non solo, i giudici amministrativi nominano il prefetto di Napoli come commissario ad acta per il pagamento delle spese legali, a cui viene condannata l'autorità portuale vista la perdurante inerzia dell'autorità debitrice. Ascoltiamo Rosario Nasti, attivista Mare Gratuito Libero e Pulito. Il cancello però è solo una briciola della questione generale. Noi ci battiamo per il libero accesso al mare, che è un diritto di tutti, perché esistono le leggi dello Stato che l'accesso alla battigia è consentito in tutti i luoghi, anche nelle spiagge in concessione, e i concessionari non si possono opporre. A Napoli invece i concessionari si credono proprietari, loro sono concessionari, quello è demanio pubblico, è demanio marittimo, cioè spazio ad utilizzo collettivo. Quindi questa questione del cancello è chiusa, ma cancelli a Napoli ce ne stanno tanti, quello è solo il primo. La nostra battaglia continuerà per tutti i cancelli, cominciando da Riva Fiorita, per tutti i cancelli privati che alla luce di questa sentenza, dato che insomma fa giurisprudenza, noi si è creato il precedente e quindi proseguiremo. Montefalcione, che stasera attende il grande spettacolo dei fuochi d'artificio, intanto plaude alla mostra d'arte di Antonella Genzale e consensi, visitatori e acquirenti tributano onori alle sue opere. La partecipazione alla Biennale in autunno ha accresciuto curiosità e interesse intorno alla sua arte. La cornice di casa nella galleria di Via Cardinale Dall'Olio, con la mostra allestita nell'ambito dei festeggiamenti patronali, ha messo ancora di più in evidenza sentimenti ed emozioni delle sue opere. Intercapedine, questo è il titolo della mostra che ha visto ogni sera centinaia di visitatori, tra semplici curiosi o mirati acquirenti, con una visita speciale, quella della critica d'arte palermitana Leonarda Zappulla. Dopo aver recensito le opere di Marie in giro per il mondo, ne ha voluto osservare da vicino il contesto di vita quotidiana, di affetti, ambiente e retroterra, per entrare ancora di più a fondo nelle sue opere. Per Antonella Genzale, la conferma di un percorso in esponenziale crescita. Intercapedine è proprio quello spazio da riempire di valori positivi, di valori genuini, di valori da trasmettere, e quindi cultura, libertà, armonia, pace, valori come la famiglia, come l'unione, qualcosa che ti faccia rimanere con i piedi ancorati per terra e che non ti porti verso l'artificiale. Purtroppo oggi si parla tanto di intelligenza artificiale, si parla di qualcosa che non viene generata dalla creatività umana, invece questo possiamo dire che è l'esempio vincente, eclatante, di quanto la creatività, se è sensibile, se è sostenibile, possa invece dare un apporto umano, cultura, libertà, gioia, vita, speranza, relax. E siamo di fronte ad un'installazione, quindi siamo passati dalla pittura all'arte digitale, all'installazione, e come ha ben detto Vittorio Sgarbi, nel momento in cui l'ha commentato e ha commentato la sua produzione, si è soffermato a sottolineare il valore di una cifra stilistica identitaria al di là dei filtri, che mette in scena proprio dei frame, dei piccoli flash della sua anima, e di quell'animo da fanciullo che un po' tutti dovremmo mantenere per mantenere vivo lo stupore, la meraviglia, il piacere della vita.
Con questo servizio si conclude l'informazione di Prima TV. Buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.